L'architettura abbraccia e studia ogni esperienza del vivere dell'uomo, anche nei suoi istinti primordiali. Non riprendere questo, stoppa! Guardi che più è grosso e più io godo come una... Comandante Camoscio, l'altro mobile con la sua uniforme da frocio. Mi dica, quel problemino di impotenza ce l'ha ancora? Cazzo di informazioni no. Anzi, sa cosa le dico? Sappia che mi sono fatto mettere una protesi di queste dimensioni. Se non parla, salto io la metto. Sappi che più è grosso e più io godo come una maiala. L'architetto è pittore, l'architetto è sociologo, è economo, è uomo di scienza in toto. Guardi, mi passi il divaricatore di Bruckenmeier, cos'è questo? Questa è la cesoia di Bifnir, non voglio la cesoia di Bifnir, ho detto divaricatore di Bruckenmeier, non so quando voglio il divaricatore di Bruckenmeier, voglio il divaricatore di Bruckenmeier. Reverendo, piatti pazzo! Ed ora, col magico divaricatore di Bruckenmeier, andrò ad operare l'assistente, dottoressa, sottolineo, che si... È bellissima questa cosa! Che si... Abbiamo un volontario in sala? Ecco il volontario in sala, venga! Venga lei dalla forma gnomica! Venga! Essere è essere! O non essere! Famosa frase che disse! Brava dottor Brambilla! A questo punto andrò! Ammedo! Continuare per cortesia! Lei è addormentata! No! Lei non è competente! Allora! Dottor Patraffi, per cortesia, lei chi è? Cosa fa qui? Scusi, il dottor Alzheimer. Andrò ad operare con il biforo di Bruckenmeier. La nostra cavia, in questa semplice maniera, andrò ad apporre, raschiando la parte superficiale del cranio. Che schifo! Enorme! Con una lieve pressione, io abbasserò il cranio leggermente. E potete notare che in questa parte, che in questo momento è biancastra, ora tramite una semplice operazione di coppino, io la arrossirò semplicemente così. Dottor. Lei è una paziente indisponente! Non si alza le mani, insomma. Dottor Catruzzi, ci abbiamo per una nuova operazione. Lei ha una forcina nei capelli e non lo sa. Dottor Patrolli, cosa fa lei? Concorda? Di sì, perché se con il resto di te a me, sì. Vabbè. Bene, a questo punto noi ci appropinquiamo verso questo grande spazio collettivo che è Piazza del Popolo, in quella fantastica area dismessa che è Caffè Meletti, vicino a quella zona da quegli scavi di recupero che stanno facendo in questo periodo vicino al... Lo so, fantastica battuta. A questo punto noi ci appropinchiamo. Andiamo. No. Che ne so che è per me Alessandro Guini? Amichetto mio. La cosa più simpatica è che ti ricordi Alessandro. Però. Cazzata. Come? Cazzataro. Una. Oddio, la sole dai. E quelli rossi proprio. Ok, il primo ricordo che c'è di Alessandro? Il primo ricordo. Primo. Il primo ricordo che arriva.
la prima lezione, alla fine della prima lezione si alza prima di tutti, esce dall'aula dall'aula e fa ciao a tutti. Chi è questo? Ma chi è? Allora, Samuele. Sì, si sente troppo in nord, invece sta proprio al centro Italia, quindi sta ancora nel mezzogiorno. Ma lui è così tonto, non ce lo facevo che riusciva a laurearsi così presto. Guarda, era così che lo mando, ma se c'era potrebbe lo tutto. Vabbè, ma senti, la prima volta che abbiamo chiesto fai laboratorio con noi? Oh, grazie, che buono. Sì, grazie, ho detto. Prima che ho lavorato insieme. Oh, essendo veramente. A te non me lo mandi niente, no? Sì, ma fa schifo sta cosa, secondo me. Essendo lui un bando giovane fanese. La scena fa schifo sta cosa, metti la prima volta. C'è una domanda? Scrisse la foto anche tu della scrivigione, lontano di mira. Abbiamo potuto conoscere. Cazzo, sto parlando questo posto. Jobs and joke you broke.